Allora, l'idea è questa. Siamo partiti circa un anno fa a questo punto, no? Mi pare, e proprio grazie a Tantam, a questa scuola straordinaria inventata da Sandro, dai Sandri, e mi sono, diciamo, occupato della possibilità di costruire un format televisivo che in giro non c'è. Allora, io ho fatto per 20 anni televisione e devo dire che è un luogo nauseante. Nauseante anche un po' come la scuola, come le università. Ma perché? Perché nelle università insegnano i professori e non i maestri, sono scomparsi i maestri. I professori sono noiosi. I maestri invece no, perché i maestri ti tirano dentro nella vita vera e non sono lì per uno stipendio. Detto questo, per l'università altrettanto accade per la televisione. Noi siamo immersi in un mondo che è veramente ridicolo sotto tutti i punti di vista, al che io sono un artista, o perlomeno penso di esserlo, magari neanche, però sono sicuramente una persona a cui stanno a cuore queste cose. Allora io mi sono detto, perché non tentare in questa scuola, che scuola non è, questa scuola dove in teoria dovrebbero insegnare maestri, mi sono detto, perché non tentare un formato con degli studenti, con degli allievi particolari, inventando una specie di formato particolare televisivo, al che ho detto, i giornalisti sono peggio dei professori, non tutti, i presenti sono chiaramente come al solito, no? Sono bravissimi, ma diciamo che i giornalisti sono il peggio del peggio che si possa immaginare. L'infamia televisiva, l'inganno mediatico è veramente, è pressoché inarrestabile. Cioè, poi c'è questa, poi non parliamo del marketing, di questa terribile menzogna dell'audience. Si deve fare perché si vende. Vai, insomma. Detto questo, mi dico, ma perché in questa situazione con delle persone particolari, in particolare particolari per la loro sensibilità artistica, non facciamo una specie di TG in presa diretta? Ma cosa significa per un artista fare un TG in presa diretta? Fare rissa, pensarla in un modo diverso. Però noi ci siamo dati un minimo di etica e ci siamo detti, no, non possiamo dare degli imbecilli a tutti, non si può. Tutti quelli che la pensano diversamente da noi sono degli imbecilli, ma certo che no, ma merde sì! Ma perché merde? Perché merde? Ma perché la merda è qualcosa di creativo. Un cretino è un cretino, una merda è una cosa diversa. Non è un cretino una merda, è una merda. Ecco, detto questo, abbiamo cominciato a fare delle esperienze. Ecco, qui c'ho Nelly, straordinaria, che mi ha aiutato, insomma, abbiamo cominciato proprio ad affrontare la telecamera, che non è semplice. Abbiamo tentato soprattutto di togliere quella noia che in genere anche nell'arte e soprattutto nell'arte c'è noia. Qui siamo in un posto noioso. Se non ci foste voi, per forza, sarebbe vuoto. Ma è vuoto. Anche noi dobbiamo riempirlo con le nostre anime. Ecco, qui entra in gioco, in funzione un'altra storia. L'anima, lo spirito. Vabbè, per chi non ci crede, il cervello. Ma comunque è sempre questa storia che ci coinvolge e che fa esistere tutti quanti. Ecco, io ho portato lei non è preparata, non sa cosa dire, è per quello che mi piace di saper sapere che merda dici. Ecco, ti ringrazio. Prego. Allora, in
in realtà non ci sono solo io, ma altri giornalisti di TG-Lissa hanno dato forfè, sono lì fuori in presa al panico. Esatto, perché non sono ancora abituati, ecco, questo è un altro step che dovremmo affrontare. Esatto. Il pubblico. Esatto, il pubblico, perché questo corso è stato molto utile come strumento di apertura verso gli altri, perché abbiamo dovuto parlare davanti a una telecamera e svelarci, cioè abbiamo iniziato facendo dei vocalizzi, facendo dei versi, ciascuno era tirato fuori dal suo solito standard di buona educazione e di immagine che si vuole dare di se stessi. Per cui in un gruppetto piccolo ci siamo molto messi in gioco. Ma a un certo punto abbiamo cominciato a conoscerci tra di noi e a aspettarci l'uno dall'altro le solite cose in qualche modo. E allora abbiamo detto, perché non approfittare di questo momento di incontro con gli ambiti di lavoro per uscire dalle nostre quattro mura solite dello studio di Marco e provare a misurarci con il pubblico. In verità volevamo intervistare chi interveniva a questo convegno. Alla fine poi non c'era il tempo, ci sono delle difficoltà tecniche. E quindi abbiamo detto proviamo a fare un piccolo saggio di improvvisazione. Io di solito mi interesso di parlare di questioni perdenti, cioè di cose minoritarie, di errori, di artisti sconosciuti, di matti che hanno fatto l'artista e altri hanno detto di loro che erano artisti e loro non sapevano neanche di esso. Questa sera invece volevo parlare di cosplay, perché in questo ho sentito vari interventi e ho sentito parlare degli abiti, di una maniera di presentarsi, tante sfaccettature. Io sono colpita invece da un fenomeno che, perché mi interesso di fumetti, e alle fiere di fumetto c'è pieno di ragazzi e adulti che vengono vestiti da cosplayer, cioè vestiti da personaggi dei film, dei fumetti, dei cartoni animati, e questa moda è arrivata in Italia dal Giappone. Io ho avuto la fortuna di vivere nel 2006 per un lungo periodo in Giappone, e sono rimasta affascinata da questa tradizione, è una tradizione per loro. I giapponesi hanno una divisa o un abito per qualsiasi situazione. Normalmente sono vestiti di bianco e nero quando vanno al lavoro, sia gli uomini che le donne. E quando poi escono dal lavoro hanno le divise per il divertimento. Ad esempio, se si fanno cose tradizionali, kimono in varie forme per le cerimonie. Altrimenti, se ci si vuole divertire, ci sono i rockabilly. Io ho visto scene davanti al Museo di Arte Nazionale di Ueno, gruppi di persone vestite da rockabilly anni 50 che ballavano in mezzo a una grandissima piazza e nessuno aveva niente da ridire. Però erano vestiti da rockabilly, quindi facendo rockabilly vestiti in quel modo. Altrimenti i cosplayer, che in Giappone non necessariamente frequentano le mostre di fumetto, ma girano per la città. Possono incontrare ragazze vestite da Gothic Lolita, ragazze vestite da orsacchiotti o siete simpatici, e per me è stata una cosa abbastanza sconvolgente, perché pensavo se fosse in Italia mi vestissi così da Gothic Lolita vuol dire vestirsi da ragazzina di epoca vittoriana, quindi con enormi buffi e pizzi, vestiti pieni di volant e calzettoni. E in Giappone esistono giornali, riviste che parlano di come prepararsi e farsi vestiti da sole. Quindi io pensavo, Gothic Lolita è un modello oscuro, insomma un po' dark, è una contestazione al potere, una contestazione alla divisa che uno di solito si mette. I giapponesi vanno in divisa anche a scuola, tra l'altro, hanno tutto un look apposito per andare a scuola, i ragazzini. E quindi ho pensato, adesso mi compro queste riviste e voglio proprio vedere com'è, se sono riviste che sono alternative, dure, punk, dove si contesta il sistema, dove si dice qualche cosa contro, mi vesto da Gothic Lolita perché voglio spernacchiare tutti. No, le riviste di Gothic Lolita sono dei pacchi di cartamodelli e ci sono pieni di trucchi, di consigli, cioè molto mainstream, cioè vestirsi in un certo modo è come dire mettere in vacanza un'identità per un'altra identità che si assume per un certo periodo di tempo. E questo fatto per me resta irrisolto, cioè è uno stimolo a pensare a come l'abito può permettere libertà a una persona che non se la può concedere in un'altra maniera. E lo vedo anche quando ci sono i cosplay qua in Italia, cioè persone vestite in un certo modo imbarazzante e ridicolo, ma si sentono liberissime di mostrare il proprio lardo, le proprie coscione, i propri difetti se sono vestite dalla mu, quindi con un po' di pellicciati, grata, si
tutto benissimo, non sono in imbarazzo, mentre se sono vestite con i soliti jeans, così magari invece sono timide e non si vogliono far vedere. Per cui io volevo riflettere su questa questione dell'abito che concede libertà, forse chi non riesce a darsela con un proprio percorso di altro tipo. Qualcosa, l'abito fa o non fa monaco? Fai il Pikachu, se ti resti la pelle. Insomma, vabbè, insomma. Scusa, puoi venire? No, tu. Perché, ecco, lui sarà un complice. Ecco, un'altra cosa che detesto è la condivisione. Lo sapevo che l'avrebbe fatto. Ecco. Io cerco complicità. La condivisione è una cosa astratta. Vi chiedono tutti di condividere. Condividetevi! Siate gentili! No! Io voglio complici. Voglio, per esempio, una donna con cui essere complice in tutto. Un uomo con cui essere complice in tutto. Vieni. Cioè, allora tu. C'è un sacco di nonni meglio di me qua. Sì, dov'è? Ma cosa ne sai dei miei gusti? No. Cosa ne sai? Tutto è possibile. Allora, quello che stavo dicendo è che con lui è stato anche il produttore, il realizzatore di un film molto bello, straordinario, un po' di anni fa. Parlami un attimo tu e dimmi se ci stai a fare questa televisione col guerriero che dovrà venire qui anche lui dopo a dire due cose se non è scappato per il terrore. Non so che dire, vabbè. È giusta l'idea di Marco però di fare qualcosa di diverso, anche un programma televisivo. Oggi si può perché i mezzi lo permettono, ci vuole poco, non ci vogliono grandi soldi. Secondo me bisogna essere però non originali per forza, bisogna essere sinceri, quello sì. Per me. No? Perché. Ma già la sincerità è originale, eh? Io sento molto. Non bisogna forzare le cose, però Marco mi presenta come un produttore, in realtà io sono sceneggiatore. Un po' regista, un po' artista, un po' design, un po' tutto, perché credo molto nell'ecletismo creativo, credo molto che questa è la forma più bella per essere così professionalmente felici ed è anche la forma più esatta per non fare mai soldi, però va benissimo, l'ecletismo è una forma così di vita, è una filosofia di vita. Marco è abbastanza eclettico, anche lui, anche se ci è andato dentro con la televisione. Molti anni fa, insieme al mio grande amico Sandro Baldoni, avevamo fatto un esperimento proprio su questa filosofia, cioè un giorno da zero abbiamo detto facciamo un film, ma non perché volevamo arrivare da qualche parte né diventare niente. Volevamo dire delle cose, questo era fondamentalmente il nostro input, la nostra voglia. E quando esiste una cosa così semplice come voler dire delle cose in maniera sincera e autentica, le cose funzionano. Così funzionò quel film che qualcuno ha visto, ma che per certi versi nel cinema indipendente italiano diventò un cult, perché era un film molto originale, molto semplice. Modestia a parte, ebbe anche molto successo, si chiamava Strane Storie ed era un film a episodi, surreale, con quel surrealismo che non è nello stile del cinema italiano ed è per quello che piacque molto ed è per quello che vinse un sacco di premi. Ma al di là del successo o meno, quello che è stato bello e che continua a essere bello per chi crede in queste cose è quella di tuffarsi con autenticità e con sincerità e senza nessun altro obiettivo che quello di dire delle cose. Ecco, per quello io apprezzo l'esperimento ancora proprio
primitivo di Marco, ma perché da cosa nasce cosa? E se non c'è uno che le cose le fa nascere, tutto il resto è, come dice il cantautore, è noia. Ciao, arrivederci. Grazie. Un'altra giornalista, ovviamente, di Rissa in Galleria. Ecco, basta che parli della nostra esperienza, perché lei è terrorizzata in realtà. Il terrore della telecamera l'ha superato, ma il terrore del pubblico no. Ed ecco, per questo serve la nostra scuola. Allora, sì, il terrore della telecamera in parte è superato, però mi presento, questo è l'abito del vigliacco, che però è rientrato. Sono rientrata e niente, sì, in effetti la mia esperienza con questo gruppo mi sta aiutando molto. Fino a poco tempo fa anche una fotografia mi disturbava, adesso sono qui, microfono in mano. E niente, questo è il mio abito da lavoro, questo è Tantan, Rissa in Galleria. Per la chiusa. Marco, per averci permesso di rissare con te e tra di noi, e spero che questa esperienza continui e non so sperare se debba prendere una vera forma, perché già così è molto forte e utile. E quindi speriamo di avere nuovi adepti, magari se continuiamo. Se continuiamo ci sono nuove persone, nuovi giornalisti che vengono e parlano attraverso l'arte di altro, perché questa idea di di usare l'arte per parlare di qualcosa di diverso dall'arte. Conclusione, grazie. Allora, la conclusione è questa, che veramente un maestro percorre una strada sapendo, ma senza sapere dove va. Questa secondo me è un po' la nostra situazione. La costruzione di maestri e non di professori, scusate, ma di sci. Ciao. Thank you.